Quali sono i motivi di questo sit-in? Cosa sperate di ottenere? Ma questa è un'ulteriore tegola che ci è caduta addosso dalla comunità europea. Il commissario alla pesca Sinkevicius ha immaginato di voler chiudere definitivamente lo strascico, non solo in Italia ma evidentemente nella comunità europea, a favore di altri sistemi di commercializzazione come quello del pesce allevato o del pesce congelato. Noi tutti oggi facciamo una manifestazione che è un primo passo per alzare il nostro grido di allarme verso la classe politica, evidentemente, che dovrà difenderci nei livelli comunitari e al Parlamento europeo quando questo provvedimento evidentemente andrà prima in Commissione europea e poi all'interno delle aule parlamentari. Quindi un impegno al governo nazionale, ma quello siciliano in particolare, perché lo strascico in Italia ha un buon 30% residenza in Sicilia. I pescatori di Sciacca che momento stanno vivendo? Sotto un profilo anche economico. Ma un momento difficile che non è solo legato a questo ulteriore aspetto che magari in questo momento è psicologico perché ricevono un ulteriore attacco, ma veniamo fuori da crisi strutturali che vengono fuori da 10 anni, la crisi del caro gasolio ci ha distrutti, adesso anche un problema legato alla commercializzazione e veramente si sentono all'angolo e vanno in pesca perché non hanno materialmente altre alternative. Quali sono le vostre rivendicazioni? Cosa sperate di ottenere? Noi le rivendicazioni che ci lasciano lavorare con le giuste maniere, continuare con le giuste regole, andare a lavorare con le giuste maniere. Non si può poi se fanno morire qua la pesca italiana, ma non è in questo tratto di mare non viene nessuno. I tunisini, gli algerini, tutti qua vengono a pescare. A noi ci tolgono il mestiere per le mani e l'attività se la vanno a prendere naturalmente chi non appartiene nelle nostre zone. Con questo sit-in cosa sperate di ottenere? Noi speriamo di sensibilizzare l'Europa. Oggi ci sono presidi in tutte le marinerie d'Italia, quindi diciamo si stanno mobilitando per la prima volta assieme sia le organizzazioni sindacali che le organizzazioni datoriali, perché tutti assieme abbiamo capito che si sta distruggendo un settore importante e quindi pensiamo di incidere su delle scelte che ci penalizzano fortemente.